la ricchezza come fonte di povertà. L'altro giorno, per caso, mi soffermai sulle prospettive più che concrete ormai della Toyota, che ha creato un motore d'acqua. Ci si rende conto che una cosa del genere, senza considerare altri esempi precedenti in cui qualcuno ha già ottenuto risultati molto interessanti in tal senso, apre le strade per un futuro privo di tante problematiche che ora attanagliano l'umanità. Lo scenario contrappone forze gigantesche che frenano l'evoluzione tecnologica che amplierebbe il respiro della vita. L'esempio è attorniato da altre innumerevoli situazioni che, pur in contesti diversi, ripropongono sempre lo stesso modello. Di quale modello si parla? Sto parlando dell'inibizione creata da situazioni cristallizzate nei confronti della scintilla del progresso nascente dalla creatività di alcuni esseri umani che portano il futuro. La storia si ripete. La società si attesta su linee di condotta che generano un flusso di denaro. Tale denaro genera molto benessere in tutte le filiere dell'asse di cui parliamo. Per esempio, parliamo del mondo dei motori a combustione da derivati del petrolio. Ma, se volete, possiamo occuparci anche del mondo della farmindustria. Argomenti del genere, come ciò di cui tento di spiegarvi oggi, sono facilmente vietati, ma è ben nota la mia inarrestabile tendenza a parlare di alcune verità. Tra l'altro, non vi sono interessi personali, ed è proprio la libertà che consente e predispone la possibilità di divergere. Ove la divergenza e la capacità di osservare l'altra faccia della medaglia. Invece, e torniamo al centro del discorso, vi sono mondi che ruotano attorno ad interessi precostituiti, che impediscono agli adepti di occuparsi di aspetti più avanzati, perché contrasterebbero il centro che alimenta la catena del proprio lavoro e dei profitti adesso legati. Ah. Quanta resistenza incontrano le idee innovative per sostituire quelle vecchie e inadeguate e inadatte a garantire una qualità della vita migliore. Se un'attività si consolida e rende bene, diviene il principale ostacolo al progresso. Il progresso nasce sempre dal superamento degli schemi prefissati. Occorre però qualcuno o qualcosa che sappia cambiare le regole del gioco. Occorre onestà intellettuale e dedizione monastica alla verità. Ancora una volta, l'ostacolo è la dedizione al falso valore del denaro, che ostacola quella che coltiva le vere ricchezze, come i processi tecnologici che alimentano la qualità della vita e le scoperte che spostano in avanti le ristrettezze legate ai limiti del passato. Per poter godere del futuro bisogna saper rinunciare anche agli agi offerti da un passato che diviene sempre più inadeguato. Se cambiamo i valori, cambiano i comportamenti. E si riesce a includere anche la crescita intellettuale, scientifica e tecnologica, che potrebbero diversamente essere di ostacolo a forme di ricchezza inadeguate a rendere davvero ricca l'umanità. L'umanità è ricca quando la ricchezza viene concessa a tutti, specie per quanto riguarda la possibilità di esprimersi nel partecipare all'evoluzione della vita. Diceva qualche giorno fa una signora di 86 anni che ho incontrato:
qualunque scienza senza coscienza è proprio una scemenza. Ed io aggiungo, qualunque finanza senza coscienza è proprio una grande povertà. E insomma, per conservare la ricchezza facilmente si alimenta un contesto di arretratezza, insufficienza ed anche dolore. È un vero peccato. Mi viene in mente il Commonwealth, traduzione di ricchezza comune. Siamo sicuri? Salvatore Rainotti.